Salve a tutti, sono Maurizio Vigariello, bentrovati, bentrovate su CRT Radio. Dal 1° aprile è terminato lo stato di emergenza che risale al governo Conte bis, quindi 31 gennaio 2020, 26 mesi. 26 mesi di tristezze, di disperazioni, di ansie, di chiusure, di malattie e anche di morti. E dopo questi 26 mesi noi vorremmo tornare alla normalità, quindi con la conclusione dello stato di emergenza, ahimè, però ci resta questo timore, queste paure, questa preoccupazione per l'ignoto. Come ripartire? Con che spirito? Cosa fare? La paura dell'ignoto è una paura molto grande, perché l'essere umano di fronte all'ignoto diventa insicuro, diventa instabile e per certi aspetti è un fatto carnale. Però noi dobbiamo emergere dai termitari, dobbiamo fare un balzo quantico, come diceva Fridtjof Capra, dobbiamo avere coraggio. Coraggio, guardate, l'italiano è bellissimo. Coraggio è fatto di due parole, cuore più agio, significa mettere a proprio agio il proprio cuore. È quella frase che ripeto spesso di Benedetto da Norcia che dice inclina aurem cor distui, cioè china l'orecchio sul cuore e ascoltati. Dobbiamo, ahimè, dopo 26 mesi imparare di nuovo a camminare. Ma non camminare solo per le zone pianeggianti, dobbiamo imparare a scalare di nuovo le montagne, a scendere nelle profondità, perché solo se scaliamo le montagne riusciamo ad avere un bel paesaggio, una bella prospettiva, un bell'orientamento, e solo se scendiamo nelle profondità possiamo avere a che fare con noi stessi, tornare alle nostre emozioni. Guardate, è anche un'occasione questa, l'occasione per tornare a noi stessi, per centrarci, per essere consapevoli. Molte persone durante questi 26 mesi hanno sofferto di meno perché erano un poco più serene, avevano ricercato con se stessi, e poi il peccato più grande nella vita e non ricercarla la vita, non esplorare la vita. Allora dobbiamo avere nel mondo la stessa fiducia che ebbero, consentitemi il passaggio, come ce lo racconta Luca, capitolo 17, versetti 19 e 20, l'Evangelista Luca, la stessa fiducia che ebbero quegli amici del paralitico che imbracarono questo amico che stava male, era appunto paralizzato, lo salirono sul tetto e lo fecero scendere perché Gesù stava entrando nel paesello e quindi tra ali di folla. Non poteva uscire dalla porta, lo cararono dal tetto con una cosa magari che era impensabile a farsi, però con la fiducia di farlo incontrare con il maestro, perché il maestro potesse guarirli. Quindi dobbiamo avere coraggio, audacia, ostinazione. È giusto però che io vi dica che la normalità che avevamo prima, che avevamo 26 mesi fa, non la ritroveremo. Dobbiamo tendere e stiamo tendendo verso una nuova situazione di equilibrio. I greci la chiamano omeostasi, cioè trovare una nuova situazione di stabilità. È normale. L'essere umano si è trovato di fronte a una situazione emergenziale che non aveva mai vissuto. Per certi aspetti forse era quella del secolo scorso, quando ci fu la prima guerra mondiale, 15-18, a cui seguì poi la pandemia, l'epidemia della spagnola. Se vogliamo, in ordine inverso, la stessa cosa si è verificata adesso. Però voglio dire, questa normalità non la ritroveremo. Dovremo andare verso una nuova situazione di equilibrio, una nuova omeostasi. Chiaramente chi ce la deve indicare la normalità, la strada da seguire? Chi è che ci deve in qualche maniera aiutare di fronte a questo ignoto? Se non la politica, se non i comitati scientifici, la politica e i comitati scientifici, quella che è fatta cioè di scienziati, di studiosi, ci dovrebbe indicare la normalità. La normalità però ce la deve indicare una persona normale, delle persone normali. Chi è che ci dà delle nozioni di storia? Uno che conosce la storia. Chi è che ci dice qual è la capitale del Malawi oppure della Finlandia? Uno che conosce la geografia. Colui che ci indicherà, coloro che ci indicheranno, colei che ci indicherà qual è la normalità, sarà una persona normale. Ma ahimè, la politica, i comitati scientifici, io non li vedo per nulla normali, perché loro hanno mostrato lacune. Lacune amministrative, lacune sociali, lacune anche nel campo della medicina stessa, quindi nella politica in generale, come polis, hanno mostrato lacune. E ciò è anche un fatto carnale, un fatto giustificato, perché nessuno si aspettava questa situazione di emergenza da Covid. Quindi all'inizio è chiaro che le lacune, il brancolare nel buio fosse una cosa, normale, ordinaria. Il punto è che io non ho visto nessuno di loro chiedere scusa, dire guarda, io ci sto provando, ci sto riprovando, sto cercando di venirne fuori come te, anche se ti rappresento, non so cosa fare. Forse questo lato umano ci vuole, questo lato carnale li avrebbe più avvicinati a noi, la politica, i comitati scientifici. Invece io li ho visti solo pascolare, li ho visti solo pasturare in TV con dei dettami, e questo non li ha nemmeno aiutati. Allora, la normalità, siamo di fronte a un diaballo, dicevano i greci. Il diaballo è il diavolo,
è la segmentazione, è la frattura, è la scomposizione. Siamo di fronte a questa frattura, a questo distinguo. Mi pare di essere tornato di nuovo ai tempi di Protagora di Abdera, che era un filosofo greco, ed è il padre, del relativismo. Protagora diceva che se una persona mangia qualcosa di dolce, la mangia questa cosa e dice che è dolce, è una verità, è dolce. Lui ha mangiato una cosa e ha detto che è dolce, è una verità. Però può essere che dopo 5 minuti la stessa cosa la mangia un'altra persona e per quella persona non è proprio dolce, forse è neutra, forse è amara, e anche quella è una verità. Magari che quella cosa, oltre a essere dolce per uno, è neutra e amara per l'altra. La relatività. Qui mi pare di essere arrivati nella stessa epoca di Protagora di Abdera. Avete fatto caso? La politica, i comitati scientifici, ogni volta che si parla di un argomento, hanno due teorie diverse sullo stesso argomento. E questo, ahimè, non ci ha aiutato. Allora, probabilmente l'aiuto migliore ce lo dobbiamo dare noi stessi, dobbiamo guardare avanti con fiducia. Le nuvole non possono annientare il sole, cantava Franco Battiato nell'Ode all'Inviolato nel 1993. Dobbiamo tornare al nostro giardino, dobbiamo essere in grado di potare il nostro roseto. La vita è una scala. Ve l'ho detto prima, dobbiamo salire per guardare un panorama, una scala fatta di pioli, e a mano che saliamo, i pioli che ci hanno permesso di salire di un gradino si disintegrano. Non possiamo tornare indietro, perché la vita è andare avanti, la vita è un progredire, ce lo insegna la vita è un treno, la vita non è una stazione ferroviaria, altrimenti ci dovremmo piegare al sistema, altrimenti dovremmo entrare nelle fauci del sistema. Come diceva Jacques Rousseau, l'essere umano è nato libero, ma è dappertutto in catene. O ci diamo questa spinta, o ci diamo come dire, o facciamo questo balzo quantico, come ho detto prima, o troviamo il coraggio, oppure ci pieghiamo a noi stessi. Del resto, come vi ho detto, la politica, i comitati scientifici hanno brancolato nel buio, li ho visti addirittura fermi nella tempesta. La politica, i comitati scientifici, li ho visti grufolare come maiali. Noi dobbiamo andare oltre la nostra indecisione. Mi rendo conto che c'è questo nodo, oltre l'indecisione, un po' come diceva Platone, l'iperulano di Platone. Dobbiamo sentirci cordiali, generosi, provare gratitudine, riconoscenza, benevolenza, clemenza, amorevolezza. Dobbiamo ritrovare queste condizioni per poter andare avanti, altrimenti resteremo bloccati in noi stessi, saremo sempre indecisi, come l'asino di Buridano. Jean Buridan era un filosofo francese. L'asino di Buridano, un asino che tornava ogni sera da lavoro stanco, affamato e con la voglia di bere. Una sera si trova le ciotole col fieno e le ciotole con l'acqua. Lui non sa che cosa fare per prima, se mangiare o bere. Se mangiare dalle ciotole di fieno o bere dalle ciotole d'acqua. Non sa, intanto passano i minuti, passa qualche ora, passano giorni e lui è ancora lì indeciso. Alla fine muore di indecisione. Non sa se mangiare acqua, se bere acqua o mangiare fieno. Ecco, questo. Non dobbiamo fare la fine dell'asino di Buridano. Può darsi che magari mentre cerchiamo questa normalità, anche la politica, anche i comitati tecnici scientifici ci daranno una mano, perché la giostra di idee che hanno nel loro cervello magari troverà un punto fermo. Magari ci daranno una mano perché torneranno anche loro a essere esseri umani, non freak neuronali quali sono. Magari smetteranno di fare questi viaggi che nemmeno i trip lisergici che si faceva Jim Morrison, dei Doors o Adolf Huxley, andatela a cercare, o addirittura Syd Barrett di Pink Floyd. Purtroppo sono passati 26 mesi e costoro hanno cantato un solo spartito, il Requiem Eterno Dona Eis Domina, cioè l'eterno riposo, e l'avete visto, quante attività hanno chiuso, quanta gente ha perso lavoro, ci hanno trasformato in homo homini lupus, come dicevano i latini, cioè l'uomo che mangia, che è il lupo per l'altro uomo. Allora, cari amici, torniamo a noi stessi e trovate forza. Magari qualcuno, anche dopo che ci avranno detto che si può togliere la mascherina, che è tutto a posto, la mascherina se la continua a tenere per un fatto suo personale di sicurezza, magari non se la metterà più davanti, se la sposterà all'indietro, dietro la nuca, e farà questo semplicemente per fare in modo che le orecchie tornino al proprio posto dopo 26 mesi che sono state un po' bloccate. Magari qualcuno continuerà ad utilizzare l'ammoniaca per le mani, si sterilizzerà il corpo quando farà il bagno, semplicemente perché così si sente più sicuro, e magari quando andrà a fare pipì, con tutti i disinfettanti che ha utilizzato, disinfetterà pure il water, più che fare la pipì. Magari qualcuno
dovrà fare ancora la quarantena dopo questa conclusione dello stato di emergenza, perché è venuto a contatto con una persona che ha preso il Covid, magari ha preso il Covid anche lui, anche lei, e dovrà stare in casa e magari si metterà lì, non avendo altro da fare, prenderà il riso e conterà i chicchi di riso all'interno di 1 chilogrammo di riso e scoprirà che sono 6.346 o 6.222, a seconda della marca, perché pure questo magari si è fatto. Magari mentre fai la quarantena perché sei venuto con un contatto a rischio, perché hai il Covid, continuerai a parlare col frigorifero, magari imparerai l'italiano. Imparerai che non si può dire più caciara, bordello, casino quando vedi un assembramento di ragazzi, ma assembramento. Magari il Covid, dobbiamo vederlo anche con un bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Magari l'italiano lo impareremo quando capiremo che non possiamo più dire ci manca l'aria, ma è dispnea. Oppure ancora che dire sto bene, non mi sento niente, è asintomatico. Oppure fatta là, come si dice, cioè stai distante. Distanziamento sociale, oppure statta a casa, cioè resta a casa tua, isolamento domiciliare, o ancora magari impareremo l'inglese, scopriremo che la dizione casa e bottega è quella che noi abbiamo usato spesso in questi 26 mesi, è smart working, oppure chiudi tutto, come si dice in campano, poi con le declinazioni al sud, ognuno a modo loro, chiudi tutte cose, diventa lockdown. Col Covid sono successe tante cose, a me è capitata, e chiudo, è capitato di trovare una signora una mattina. Eravamo alle 7 e un quarto nel supermercato sotto casa, eravamo io, la signora e una cassiera che era dietro alla parete di plexiglass a fare una telefonata, quindi non ci guardava. Stavamo io e questa signora a distanza. Questa signora era una bella signora, ben vestita, tacchi a spillo 12, vestita di rosso, capelli biondi, insomma una bella signora sui 55-60 anni, una bella donna. A un certo punto, mentre facciamo la fila, ho sentito un rumore, l'ho sentita scorreggiare, ecco perché dico il Covid. Ho detto no, non può essere, una bella signora, insomma, un rumore così vistoso, non è lei. E mi sono spostato comunque, ho pensato che fosse un rumore, magari qualche frigorifero. Però dopo qualche secondo lei ha scorreggiato di nuovo, questa volta io ho fatto con la faccia così perché ho sentito anche l'odore nauseabondo che mi arrivava e lei si è girata, anche in tutta la sua bellezza, e ha detto, se hai sentito, non stai a 1 metro, se hai sentito, non indossi. Non indossi la mascherina. Ecco, il Covid è stato anche questo. Però repetita iuvant, dal 1° aprile termina lo stato di emergenza che fu proclamato dal governo Conte il 31 gennaio 2020. Era un venerdì. Dobbiamo ripartire, dobbiamo trovare lo spirito per ripartire, lo troveremo solo dentro di noi. Non si tratta di amministrativamente, socialmente, che qualcuno ci dice che è tutto finito, dobbiamo avanti noi, dobbiamo avere la capacità di emergere dai termitai, di darci un colpo di reni, di fare un balzo quantico, di trovare il coraggio e di andare avanti, di prendere la vita con le nostre mani senza farcela raccontare, di andarla a guardare con i nostri occhi e di non farcela portare di seconda mano. Vi invito a trovare le cose che scrivo, le cose che faccio sui 4 profili Facebook che ho, Maurizio Picariello, o ancora sul mio canale YouTube Maurizio Picariello, oppure su Instagram, oppure qualcuno che mi vuole scrivere maurizio.picariello70@gmail.com, qualcuno può anche comunicare sul mio numero, diciamo, artistico via WhatsApp 347-093-9474. Intanto ci vediamo domenica prossima 10 aprile alle 18. Ciao!